Buongiorno a tutte ragazze e ragazzi e bentornati sul canale. Oggi video haul, vi mostrerò tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Sono acquisti, diciamo, sia online che non, quindi acquisti nei negozi. Parto appunto con farvi vedere un acquisto online che ho effettuato dal sito Pink Panda. E praticamente i miei acquisti sono arrivati in questa busta, anche se ahimè è un po' danneggiata, però purtroppo non è colpa appunto del rivenditore di Pink Panda, ma sicuramente sarà stata colpa del corriere. Infatti ho mandato un messaggio all'azienda e sono stati gentilissimi, mi hanno risposto subitissimo scusandosi, però effettivamente non è stato loro e mi hanno detto che mi avrebbero inviato una palettina in omaggio giusto per compensare il danno che, tra virgolette, ho subito, il piccolo danno che ho subito. Ma ripeto, io ringrazio tantissimo Pink Panda nella persona di Dea, praticamente perché i contatti sono stati fatti con lei. Davvero, davvero vi ringrazio moltissimo, siete gentilissimi e credetemi, non era soltanto, non era, diciamo, da fare l'appunto per poter ricevere qualcosa in cambio, non avrei neanche sostituito la palettina perché ahimè purtroppo possono succedere. È giusto da far porre attenzione appunto ai corrieri, visto che comunque le spedizioni si pagano. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere subito cosa ho ordinato. Allora, il tutto è arrivato confezionato con l'involucro con la Milbol, quelle là, le mille bolle, il cielo fa questo qua con le mille bolle, e poi tutto confezionato con questa carta velina make-upposa, quindi potete vedere che ci sono praticamente i rossetti, i blush, i pennellini, è davvero davvero fantastica questa carta, infatti io sinceramente la conserverò perché mi piace molto. Allora, poi c'era appunto la bolla d'accompagnamento, qui la fattura, se la vogliamo chiamare in questo modo, di tutti i prodotti che ho ordinato. Allora, infatti seguo questo così vi faccio vedere un attimino cosa ho preso. Allora, ho ordinato della Beauty UK, credo che si pronunci così, questa palettina di ombretti, che è praticamente questa qui, vedete? Ed è Eyeshadow Palette numero 1 Pastel. Questa qui. Allora, se riesco la apro, così ve la faccio vedere perché è tutto sigillato, quindi comunque è tutto messo benissimo, tutto confezionato in modo impeccabile. Infatti, vi ripeto, non è difeso sicuramente da loro perché guardate, è tutto confezionato e in celofanato, fantastici. Allora, questa è una palettina di questi ombretti qui con l'applicatore ed è della Beauty UK. Vedete che belli questi colori pastello. Ancora, come potete vedere, non li ho swatchati, però sinceramente credo che sia questo verde, penso che sia fantastico. Guardate, pigmentazione, sono molto pigmentati, perlati, bello 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 bello, guardate che bello questo verde brillante. Mi piace moltissimo. E questa l'ho pagata praticamente con uno sconto da 6,95 euro, c'era uno sconto del 35% e l'ho pagata 4,55 euro. Poi ho preso finalmente la palette, quella cioccolatosa pink della I Heart Makeup Collection, appunto la Chocolate Pink Palette. Questa a prezzo pieno 9,90 euro. Guardate che bella, bellissima. Siccome io avevo già quella bianca e poi ho la chocolate bar originale di Too Faced, però un po' alla volta voglio fare la collezione di tutte le palette, quella della I Heart Makeup. È davvero meravigliosa. Se riesco ad aprirla, ve la faccio anche vedere. Profuma, guardate qui c'è la velina con tutti i nomi degli ombretti, lo specchietto, cerco di non accecarvi. E comunque, guardate, questi sono gli ombretti. Vedete il piccolo danno che si è subito? Praticamente l'ha subito la palettina, l'ombretto qui all'interno, che ho rotto questo qui, questo rosa qui. Mi dispiace molto, però purtroppo sono cose che capitano. E niente, sono dei colori davvero fantastici, molto nude. E non vedo l'ora di utilizzarla, ma più che altro, ripeto, io l'ho fatta anche per una questione di collezione. Bellissimo il suo packaging, ma la conoscete più o meno tutta, quindi non vi racconto nulla di nuovo. Allora, e questa appunto vi dicevo, l'ho pagata 9,90 euro. L'altra palette che invece è sempre della I Heart Makeup, la Chocolate, che è la Dieti by Chocolate.
e la Dated by Chocolate, quindi dovrebbe essere quella, non so se è quella fondente, no, Dated dovrebbe essere quella, forse al, non so se è quella fondente o il cioccolato bianco, ragazze, non lo so, sapete che io non sono molto ferrata con l'inglese. Allora, qui c'è la velina con tutti i vari nomi, lo specchietto, il pennellino, e questi sono i colori della palette. Bellissima profuma anche questa di cioccolato, colori bellissimi, sempre sul marroncino, quindi molto nude. L'altra era più sul rosato, nude rosati, mentre questi sono più nude marroni, quindi una palette molto, che rientra molto nei, diciamo, nel mio gusto personale. Bellissima, bellissima anche questa, sarà da collezione. Questa invece c'era uno sconto del 23%, quindi da 9,90 col 23%, da 9,99 l'ho pagata 7,65 €, quindi ne ho approfittato sinceramente proprio per non perdere questa opportunità. Poi ho acquistato la la Freedom Make, allora no, vi dico prima. Allora, della Makeup Revolution ho acquistato questo smaltino qui, in questo color lilla, vedete? Molto chiaro. E infatti dice Lilac Love. E da 1,49 € con uno sconto del 34% l'ho pagata soltanto 99 centesimi. Perdonatemi se non vi faccio lo sguaccino dello smalto, però avendo la colata non posso. Comunque è un colore davvero lilla, molto chiaro. E poi della Makeup Revolution a pagare 99 centesimi, manco del cinese, cioè lo troviamo più il praticamente lo smalto a quel prezzo. Poi ho preso la Freedom Makeup Illuminante Bronzer Pro Glow, Pro Glow Pur, che sarebbe questo qui, guardate, quindi questa linea è la Freedom. Sinceramente io non la conoscevo, però quando ho visto sul sito che era sia in offerta, ma che poi mi sembrava molto simile a quella della Too Faced, il bronzer quello leopardato di Too Faced, che poi l'ha fatto anche Pupa, se non vado errato, quindi sinceramente mi piaceva appunto, perché io, diciamo, il make-up ce ne ho tanto per l'utilizzo sia per lavoro che per modo personale, però molte cose le acquisto per collezionarli, e quindi sinceramente questa mi piaceva appunto per essere collezionata. Guardate, fantastico, una cosa veramente, una chicca veramente. Mi dispiace anche sbocciarla, però voglio farvi vedere. Sì, poi mescolando i colori a questa tonalità, vediamo se si riesce a vedere meglio così. Quindi effettivamente è proprio un illuminante, bello bello bello, e bronzer, quindi anche d'estate può essere utilizzato. Allora, questa palettina qui di illuminante bronzer veniva a 3,95 €, quindi comunque il prezzo sinceramente molto molto accessibile, molto buono. Poi, per aver fatto questi acquisti sul sito, essendo il primo acquisto, praticamente come regalo di benvenuto mi hanno omaggiata della palette Makeup Revolution Redemption Palette Ombretti, l'Iconic Dream, che se non vado errato praticamente non è altro che la dupe della Naked 1, se non ricordo male, però non voglio dire menzogne. Allora, questa è anche sigillata. Vabbè ragazze, perdonatemi, non ho nulla in questo momento da poter spostarmi e prenderla. Comunque penso che l'avete vista in tutti i video, ed è appunto questa qui, fantastica, fantastica, fantastica. E questa l'ho avuto praticamente in omaggio. Questa costava 4,99 €, però avendo avuto 100% di sconto, mi è venuto in omaggio. Quindi, che dire, ringrazio davvero il sito di Pink Panda, perché sono stati gentilissimi anche per l'omaggio bellissimo che mi hanno fatto, e poi per quello che mi arriverà, per me quel problemino della palettina. Però è superabilissimo, perché tanto a me piace uguale, sarà da collezione, quindi figuriamoci, è diciamo un intoppo minimo. Allora, poi ho trovato sempre nel pacchetto praticamente questo, che è il mese più bello e più magico è qui. Praticamente dovrebbe essere, se non ho capito male, un buono sconto e un coupon con il codice promozionale che durerà fino al 31 maggio. Per allora, che cosa ti comporta il codice promozionale? Il codice promozionale ti porta il 13% di sconto
per gli acquisti dei prodotti non saldati sul sito, quindi avrò praticamente un 13% di sconto sui prodotti del sito. Quindi, sinceramente, siccome mi sono trovata veramente bene e i prezzi sono buoni, poi hanno una vastità di prodotti, e sinceramente, sicuramente andrò a fare un altro ordine da loro a breve. Allora, adesso passo con gli acquisti sempre make-upposi, però non online. Allora, dopo tanto mi sono fatta accompagnare finalmente da mio marito al centro Le Colonne, all'Ipercop di Mesagne, la galleria commerciale Le Colonne, dove lì, per fortuna, ci sono sia Kiko e altri negozi che qui all'Ipercop di Taranto non ci sono. Infatti lì c'è H&M, quindi H&M, per chi lo conosce in questo modo, Stradivarius, Bershka, quindi comunque ha tantissimi negozi che noi qui ancora non abbiamo. E io dove sono andata, dove potevo andare, sono andata sia da Kiko che da H&M. Allora, parto nel farvi vedere i prodotti che ho acquistato da H&M. Scusate, allora questo è lo scontrino di Kiko, questo è lo scontrino di H&M. Allora, ho speso davvero pochissimo perché ho speso soltanto 6,48 euro, però vi mostro i miei acquisti. Siccome non c'era uno stand vero e proprio di make-up, c'era giusto qualcosina vicino alle casse, però siccome io non avevo nulla di questo brand, ho voluto giusto fare un acquisto per, tra virgolette, aggiungerlo alla mia collezione, quindi avere anche di questa linea un qualcosa. E allora ho acquistato la Nude Ace Light, che è questa palettina di ombretti e anche ombretti per le sopracciglia. Ve la mostro. Eccola qui. A questi colori comunque tutti nude, e poi ci sono le brown, quindi comunque gli ombretti per decorare le sopracciglia. E c'era solo in questa tonalità light, quindi presumo che o c'era qualche altro in qualche altra versione, però io ho trovato soltanto questa. E allora l'ho pagata soltanto 4,99 euro, quindi sinceramente a questo prezzo, non avendo appunto nulla di questo marchio, ne ho voluto approfittare. Altro prodotto che ho acquistato è questo lip gloss a 1,49 euro. Faccio vedere il pack, che è davvero carinissimo, ed è un lip gloss molto nude, molto naturale. Allora lo scarto con voi perché non l'avevo ancora aperto, proprio per poterlo aprire in vostra presenza. Vediamo, scusate, faccio con i denti, facciamo prima, appunto vi ho detto 1,49 euro, e vediamo subito com'è. Comunque è un gloss nude, deve essere anche lucidino, sì, è proprio, è nude giusto leggermente perlato, quindi comunque è fantastico per l'estate con l'abbronzatura, se si vuole truccare, ci si vuole truccare in modo molto veloce, giusto da mettere qualcosina. E profuma bellissimo, fantastico, profuma di caramelle, di cioccolato, non so, io adoro i gloss che profumano. E quindi anche questi sono i miei due adesso averi della H&M, era giusto una chicchetta che mi mancava. Poi da Kiko non ho acquistato tantissimo, anche perché praticamente sono andata appunto giusto per andare a vedere questi negozi e giusto per prendere qualcosina di era più per una soddisfazione per acquistare, perché in genere da Kiko acquisto sempre online, oppure mi sono trovata ad acquistare dal Kiko quello della Auchan di Casa Massima. Comunque anche lì ho fatto questa capatina. E niente, ho acquistato praticamente il rosette Velvet Passion, quello matte, matte lipstick, nella colorazione 316. Vi mostro appunto il colore. Più che per me è un colore che ha scelto mia figlia Miriana, perché io mi sarei basata molto più sul nude. Allora, il pack penso che già lo conosciate, avete visto, ed è questo qui a calamita praticamente, guardate, tutto a calamita, è tutto diciamo satinato, a questa parte di oro, oro antico, quindi satinato, e questo grigio che mi ricorda un attimino, non so, un proiettile, boh. E poi ha questa fantastica, questo è diciamo, la forma del rossetto, davvero davvero bellissima, la scritta KK, quindi di Kiko, ed è in questa tonalità, sì, sempre più o meno sul marroncino, andiamo, un marroncino rosato, vediamo se lo swatch vi faccio vedere meglio, ecco qui, guardate.
diciamo che non è né troppo rossastro, cioè quindi non andiamo né troppo sullo scuro e né troppo sul chiaro. È una via di mezzo, quindi magari ci accontentiamo sia io e Miriana per poterlo utilizzare. E quindi questo è l'altro che, siccome di questa linea non avevo preso ancora nulla, quindi l'ho acquistato. Adesso credo che andrò a acquistare online la linea, quella in edizione limitata, perché l'ho vista lì dal vivo e sinceramente ha un pack fantastico. Mi piaceva anche la pochettina. E siccome mi è arrivato un messaggio sulla newsletter, quindi che ci sono delle offerte, ho voluto appunto sicuramente andrò a fare qualche acquisto online. Poi un'altra piccola cosina che ho preso sempre lì da Kiko è questo lip gloss a matitone, quindi un matitone lip gloss, ed è in questa nella tonalità, quindi sì, matita lucida labbra nella tonalità 04, che è questo brillantinato qui. Allora, vediamo se riesco ad aprire questo anche. Devo andare sempre di denti, perdonatemi, non è una bella visuale, però non saprei come fare. Allora, un attimo soltanto. Niente, non ce la faccio, ragazze, oggi sono impedita. Comunque, è questo marroncino brillantinato. Spero si riesca a vedere qualcosa. Non ditemi niente se non ve la swatcho. Penso che ve la farò vedere o in qualche video mi preparo con voi, oppure in qualche tutorial. Comunque lo terrò a mente. Allora, da Kiko ho speso semplicemente 7,20 euro, perché è venuta la matita, quella lip gloss, 3,90 euro, mentre il rossetto Velvet Passion Matte Lipstick appunto viene 8,90 euro. Allora, questi sono stati i miei acquisti make-upposi dell'ultimo, diciamo, periodo. Sicuramente ne arriveranno altri. E niente, se avete qualche domanda o qualche suggerimento su qualche prodotto che posso acquistare o su qualche sito di make-up che magari volete suggerirmi, basta che me lo lasciate giù nei commenti. E comunque vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito di Pink Panda, perché ha dei prezzi davvero fantastici, fa sempre promozioni e poi sono davvero veloci nella spedizione e molto molto cordiali, quindi mi sono trovata veramente bene. Allora ragazze, se il video vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, fate sì che appunto il canale possa crescere. Non mi resta che salutarvi, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao a tutte!